verità, mi avevano promesso che dentro quel barbecue lì facevano da mangiare per 100 persone, eravamo 97, li ha mangiato tutti, quindi alla fine avevano ragione. Più o meno. Più o meno, nel senso che poteva andare un pochettino meglio, ma è andata abbastanza bene, la prima esperienza è andata abbastanza bene, tutti contenti. Sì. Allora, due cose al volo. Oltre Francisco e Renzo che sono venuti per in realtà introdurre a Sergione e Christian, che abbiamo perso, no, però non lo nominiamo, si è perso. No, per fare un po' di introduzione all'utilizzo di questo barbecue particolare che sarà a supporto della griglia grande che utilizzeremo noi, no? Dentro il garden che inauguriamo il 21 giugno, però il progetto del garden che avrà questa festa di inaugurazione il 21 giugno che servirà per noi per testare un pochettino questa nuova idea, questa nuova esperienza col mercato dei contadini, con questa piccola macelleria all'interno dove le persone possono comprarsi dai contadini verdure, formaggi, tutto quello che vogliono dai contadini e nella piccola macelleria le cose semplici da cucinare alla brace. Ci sono questi 18 barbecue che potete gestirvi voi, no? E poi se non avete per le palle di cucinare voi, cucineranno Sergio e Christian, no? Dopo questo corso di assistente, diciamo, che è iniziato questa sera di formazione su come cucinare alla brace. Comunque, tutti invitati il 21 giugno all'inaugurazione di questo nuovo percorso di Baladè che battezza lì, poi in realtà partiremo con questo mercato e questa idea di picnic della domenica, perché in realtà è un'area picnic per la domenica, e soltanto dopo la festa che facciamo tutti gli anni, che sarà dal 12 al 16 di luglio, quindi a partire dal 23, da domenica 23 luglio, inizieremo a fare queste domeniche di picnic, no? Ecco, con i contadini, con la griglia, potete sperimentarvi voi a cucinare oppure far lavorare Christian e Sergio. Bene, grazie.